Gianni Morandi, l'eterno ragazzo, colui che ha fatto la storia della musica italiana, l'indiscusso re dei socials e, in occasione dell'uscita del suo ultimo album, incontra i suoi fans. Ignaro che in agguato ci sono proprio loro, gli imbucati. Signore e signori, ci sei qui sul palco, Gianni! Faccio finta di dormire. Eccolo qui, il Gianni nazionale. Il pubblico è in delirio, la folla lo acclama. Ciao a tutti, buongiorno, come andiamo? Oh, ma che splendida serata, se non fosse per loro. Mi manca da morire. Non conoscono nemmeno le sue canzoni. No, sono in fila perché sono due idioti. Non è possibile! Le bestie sono riuscite ad arrivare sotto il palco! Adesso cosa avranno intenzione di fare? No! Cosa sono quelle magliette? Gianni! Grande Gianni, grande! Grande Gianni! Non fate i matti! No, no, no! Gianni, noi ti amiamo, già abbiamo portato, sono 50 anni che dobbiamo andare a prendere il latte e ce l'abbiamo, il latte di Gianni Morandi, il latte. Quanta ignoranza. Signora, facciamolo vedere al pubblico. Un applauso al latte di Gianni. Scusami, Alfonso. Allora, ma fermi col microfono, ma che state a casa vostra? Che cerchiamo il latte di Gianni Morandi ed eccolo qua, cantiamo tutti insieme. Fatti mandare dalla mamma. Stanno duettando con Gianni Morandi. Presto scendi, devo unirti. Che sbagliano anche il testo. Vista uscire dalla scuola. No, Gianni, non dare ricorda anche tu. Insieme ad un altro, con la mano, nella mano. Che cosa? C'è il latte dentro. Sì. L'abbiamo bevuto noi. Che degrado. La mamma ci ha mandato a prenderlo, sono passati tanti anni, se lo scadeva. Sarà finito questo orrido teatrino? Ma che cosa c'è adesso? C'eravamo a mente con la bancarella fuori. No, il CD pezzotto, no! Volevo far firmare pure questa zia Concetta. Sì, di zia Concetta, perché non avevamo più i soldi. Che due pezzenti. Zia Concetta, questo faceva un prezzo speciale alla bancarella. Siete l'emblema dello squallore. Sandro, questo è originale? Che figuraccia. Stupendo. Ma questo è mio, no, dov'è mio? Ok, grazie Gianni. Grazie. Si chiude così una giornata memorabile. Sono riusciti a tingere di ignoranza anche un mostro sacro come Gianni Morandi. Ormai nessuno è più al sicuro se in giro ci sono loro. Gli imbucati.